Adesso c'è non qualche suono. Problema con l'audio? Adesso non suono, voglio vedere cosa ti inventi. Che significa non suoni? Adesso non suono, voglio vedere cosa gli dici. Carlo, devi suonare Mozart. Non fare capire che tu sia la vittima, non fare capire che tu sia la vittima, che ti sto rovinando la trasmissione, perché se c'è una vittima, qui quella sono io. Ma vittima di cosa, Carlo? Devi suonare Mozart. Fa tutto l'angioletto, fa tutto lo scopritore di talenti e poi boccaccia mia, stati zitta, guardami, io non parlo. Sempre. Ma che succede? Adesso parlo, signori, sappiate che io so fare molte altre cose, oltre a suonare il pianoforte, il TG, ho studiato teatro. Ma lui non mi concede di farle, relegandomi al pianoforte, impedendomi di esprimermi per quello che sono veramente. Perché mi tratti così? No, Dil, voglio vedere cosa ti inventi. Poco fa Fiorenzo è venuto a me in lacrime, mi fa, ma perché Matteo... Mamma, che faccia che c'è. Fiorenzo, allora, praticamente Fiorenzo è venuto a me in lacrime, come sono arrivato, io gli ho detto, visto che siamo Officina Pasolini, visto che sono un attore. Infatti, ecco. E gli ho detto, posso fare? E mi tappava la bocca. Mi tappava la bocca. Ma se t'ha chiamato. Mi diceva, suona, io non voglio solo suonare. Io voglio fare il mago. No, non ho capito questa risata presa in giro generale, non ho capito. Io sono un mago, e qual è il problema? Sì. Ho la passione per la musica, ma il mio mestiere è un mago. Da circa 10 anni porto in giro i miei spettacoli. Non ho capito questa risata presa in giro. Secondo quale principio logico io non posso essere un mago? Sentiamo. Perché? Questa è l'Italia, vedi? Ignoranza e pregiudizio. Questa è l'Italia, vedi? Quindi praticamente siccome uno suona il pianoforte non può essere un mago, giusto? Vabbè, meno male che sono un ragazzo preventivo e non lascio nulla mai al caso. Questo è un... Stai tranquillo, ride bene che ride ultimo. Quindi io non posso essere... Allora, questo è un mazzo di carte normalissimo, come potete ben vedere. Se la videocamera lo fa inquadrare. Quindi uno non può essere un mago. Allora, no, sei tranquillo. Dimmi stop quando vuoi. Dimmi. Stop qui, questa è la tua carta, la prendiamo. Questa è la tua carta. Ai! Signore e signori, cappa di fiori. Ancora che ride. Allora, cappa di fiori, la prendo, la sovrappongo in cima al mazzo, schiocco, sparisce. Cretino, non sono un mago. 5 di cuori, te la regalo. Cos'è? Perché siccome non ho il cappello, non ho il mantello, non sono un mago? Capito, Fiore? Fiore, capito? L'abito fa il monaco. Cioè, adesso uno se non ha il cappello, se non ha il mantello, non è un mago. Ma voglio vedere chi ride bene. Carte alla mano, ancora che ride, carte alla mano. 8 di quadri. C'è? Non c'è, c'è? Vai, fai il video. C'è? Non c'è, c'è? Ma voglio vedere. C'è, non c'è. Cretino, non sono un mago, questa è da regalo. Guarda, senti. Senti l'applauso del pubblico. Hai visto cosa succede se mi ascolti una volta tanto? Grazie. Allora, io veramente per questo applauso mi sono emozionato. Quindi vi regalerò l'ultimo pezzo, la sparizione. Vedo già gente che si comincia ad agitare. Signora, sono delle tecniche, lo dico anche a discapito, sono delle tecniche che io utilizzo. Allora, io mi dissolverò nell'aria, i miei atomi si dissolveranno. Si chiama trasposizione corporea, non so se mi avete sentito parlare del teletrasporto. Ancora che rides. Voi mi volete fare imbestialire stasera? Ho fatto apparire le carte e le ho fatte sparire. Non sono un mago, questo è un cappello. Vi faccio apparire un io non so più che fare con voi. Me ne faccio apparire due. Io non so più che fare. Beh, ecco, senti. Allora, un po' di silenzio, concentrazione e musica. Adesso, ecco. Io una domanda prima di cominciare, qualcuno di voi balla Mozart? Mi volete fare imbestialire? Allora, secondo quale principio logico Mozart non si può ballare?
perché siccome ha scritto nel 700, allora nel 700 non ballavano, nel 700 stavano... Ridi, ridi. Mi metti la base, per favore, quindi Mozart non si può ballare, mo vediamo chi ride. Quindi Mozart non si può ballare. È stato un pianista a salutarvi così.